Il linguaggio enochiano è tradizionalmente considerato una lingua angelica, una lingua celeste. Alcuni la accusano invece di essere demoniaca. Ma vi è parte degli studiosi che ritengono trattarsi semplicemente di una frode ideata da Edward Kelley e dal suo amico e collega, l'occultista John Dee, consigliere della regina Elisabetta I d'Inghilterra, la sovrana di cui vi parlai in un video precedente, descrivendovi i suoi presunti poteri sovrannaturali, come del resto li avrebbe avuti anche la regina Bianca e i suoi veri discendenti spirituali. Secondo gli studiosi, l'enochiano apparirebbe dal nulla nell'Inghilterra della fine del XVI secolo. Ma secondo i due occultisti, la lingua enochiana sarebbe stata insegnata loro da angeli appunto enochiani, ossia descritti nel libro di Enoch. Ve ne ho parlato nel mio manoscritto Apocalipsi 616, ne parlo nel capitolo degli angeli caduti. Sebbene la versione presentata dai due occultisti inglesi sia in parte una frode, poiché tale presentando una sintassi di tipo inglese non di certo parlata dagli angeli, la versione che appresi da bimbo assomiglia in parte alla loro, ma a una sintassi completamente diversa. La versione che mi fu insegnata, mi fu presentata e dimostrato che lo fosse, quale essere la lingua di quel Dio di cui parlava Gesù. Quel Dio di amore, i cui angeli però non sono certo quelli con cui dicono di aver parlato Kelly e Dee. Erano infatti entità che fingevano di esserlo, ma corrispondono a ciò che in italiano viene chiamato demoni. Si presero gioco dei due umani, i quali a loro volta si presero gioco di coloro che ne studiarono i testi, poiché presentarono appunto una versione inglesizzata. Questa è una delle ragioni per cui tutte quelle organizzazioni esoteriche che eseguono rituali adottando quel particolare tipo di enochiano non potranno mai invocare assolutamente nulla, essendo appunto frutto di frode e burla. Ed è per questo che fanno uso di droghe, senza le quali non possono ottenere alcuna visione, ma badate bene, quelle visioni che ottengono sono appunto frutto del loro subconscio, non sono reali. Ciò che vi posso dire invece è che l'enochiano, quello vero, quello che mi fu insegnato dinanzi al menhir. Sapete, vero, di cosa parlo se avete letto i miei libri. Vedete, la Bibbia è la versione riveduta e corretta di una storia molto più antica, in particolare nella parte della Genesi. Era considerata mito già ai tempi degli antichissimi Sumeri, e non sono io a dirlo, ma lo insegna la storia, quella vera. Ma questa è appunto un'altra storia, e se vorrete, un giorno ve la racconterò. Un abbraccio, Adam.